Inizia dunque la gara Nazionale della Metina, che dicevo in campo mentre c'è la prima conclusione di Montesanti. C'è questa iniziativa ma non colpisce il pallone Pereira, e c'è l'azione ospite numero 16 Finocchiaro. Rida, poi vediamo questa iniziativa. Sinistra, si accentra, perde palla al solito Cervino, e vediamo il gol della Cireale sull'errore della formazione lametina. Passa in vantaggio dunque la Cireale, sembra che è stato Finocchiaro a portare in vantaggio la formazione ospite. Dice la palla a terra, non in quel modo. Ancora la conclusione, ottimo questa combinazione con la triangolazione, la conclusione ed il gol, il tocco di Mantuano sotto porta, il gol del pareggio. Si accentra, cerca di saltare e c'è il gol. Questo tiro in due davanti a Sperli, c'è il tocco con la deviazione di Pocina, numero 17, in posizione di pivot ora Pereira, De Masi, la conclusione, la respinta del portiere, ruba palla De Masi per Deodato ed il gol del pareggio. Bravo De Masi a rubare palla e poi toccare di quanto basta per Deodato, due pari. Ancora Deodato a battere, mette dentro, dice palla l'ecosystem De Masi D'Agostino, mentre è entrato anche Giampama, il solito errore, per poco non c'è il gol. D'Agostino da una parte, Giampama dall'altra, ma D'Agostino sbaglia il passaggio, recuperato con calma Saraceno, la conclusione dalla distanza, una conclusione praticamente va a colpire Pocina che era sul secondo palo e devia in rete, dimenticato giocatore ospite a 5.38. Ottima l'imbucata era di Pereira per Gatto, di testa Saraceno riesce a dare ed il gol di Montesanti del 3-3, 3.59 al termine. Rida si gira alla conclusione, fermato da Montesanti, parte la formazione della Metina, Pereira, Montesanti la conclusione con la parata, si accentra alla conclusione di De Masi, 10 secondi al termine, l'imbucata per De Masi e finisce dunque sul 3-3 il primo tempo tra Ecosystem Lamezia ed Agribus Acireale. Si è ripreso a giocare al Palasport di Lamezia Terme. Dai e vai, Dressler riesce ad alzare per Pocina che colpisce male. Mantuano di tacco per Cervino, la conclusione. C'è la conclusione, la chiusura. Cervino può andare alla conclusione. Montesanti intercettato il suo passaggio. E c'è il tocco di Sperli, ferma, palla per Mantuano, dall'altra parte Pereira, 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 la sua conclusione di punta, e palla dietro per Gatto, De Masi, De Masi, la conclusione. Conclusione direttamente nelle mani di Sperli, De Masi e Mastellone, Saraceno al volo, la parata, ottima. Palla proprio per Pereira, si gira alla conclusione, colpisce il portiere, la seconda conclusione
Pereira, la conclusione, il pallone in rete di Alcides Pereira, 4-3 per la formazione lametina a 5-0-2 al termine della gara, passa in vantaggio la formazione lametina. È sempre inseguito Saraceno, fermato da Morelli, se ne va Morelli, la conclusione, colpisce il palo, punta Morelli, la conclusione, taglia tutta la porta. Pappalardo stava andando avanti, poi ci ha ripensato e si fa sorprendere la difesa lametina, la palla imbucata al centro ed il gol. Montesanti, il passaggio per ha avuto l'occasione di andare al tiro Cervino a 2 secondi dal termine, ma ha sbagliato, palla larghissima, finita out, quindi praticamente gara finita sul 4-4, 2 secondi al termine, conquista un punto importante da Cireale per la salvezza. Non era partito il cronometro. Non era partito il cronometro, quindi l'arbitro è andato dal cronometrista a sincerarsi cosa sia successo. Si deve ripetere tutto. E finisce qua, dunque 4-4 tra la formazione dell'Ecosistema e la Mezza e l'Agribus Acireale.